anche il racconto di una crisi, però. Certo. La crisi di una donna che in seguito alla crisi di una società è costretta a prendere delle decisioni estreme e a fare dei passi indietro. Si ritrova catapultata in un'altra situazione di crisi, perché insomma la crisi della società economica del lavoro è quella che vive poi sulla sua pelle Franco, e a causa della quale lo porta a comportarsi in questo modo nei confronti di Bea. Esattamente, la storia è quella di Bea che lascia la casa per andare a cercare un lavoro, una vita più civile, più differente, cioè, diciamo differente da quello che ha vissuto fino a questo momento, tolte quelle poche premesse però che le permettevano di credersi diversa, è di nuovo quella Bea, quella che viveva qui, quella che sottostava al padre come tutti gli altri fratelli, è quella che ha lasciato quei fratelli. Adesso anche la colpa e la responsabilità tornano livellate appunto da questa crisi che ha riportato quello che sembrava essere tanto progresso, quanto invece per parti almeno era esclusivamente un'ipotesi, un sogno, una visione, alla realtà delle cose che per lei, non per tutti, è una realtà cupa, alla quale non riuscirà ad adeguarsi.